Parto con un grande complimento. Ha cambiato la partita con la serie di cambi, perché Kraja e Aloy hanno dato molta incisività alla squadra, e poi delle monache Colai e Vergani. Ma allora credo che i complimenti vadano fatti a chi ha fatto la squadra, perché avere delle risorse così in determinati momenti è un vantaggio per una squadra. Quindi il direttore e la società hanno fatto un grandissimo lavoro, e ogni tanto poi li si azzecca anche dal punto di vista tecnico nostro. No, la realtà è che ci sono giocatori con determinate qualità, e soprattutto nell'ultimo momento, nell'ultima parte di gara, c'era uno spazio, diciamo, ridotto in campo, no? Quindi non avevamo bisogno dei grandi rientri da parte degli esterni, perché c'era una pressione forte, e lì ci voleva gente di qualità che mettesse l'uno contro uno in campo in continuazione. Poteva anche sbagliare 10 volte l'uno contro uno, ma poi conta l'episodio, e quindi sia delle monache sia Colai sono riusciti ad avere lo spunto giusto, ma soprattutto il piglio giusto, come sono entrati in campo. Lo stesso Vergani credo che abbia avuto un senso di rivincita su quello che può essere stata la prestazione magari un po' sottotono dell'altro giorno, e abbia voluto dimostrare che anche lui c'è dal punto di vista del carattere e della mentalità. Ci eravamo sentiti ieri, Colombo mi ha detto: dobbiamo essere bravi a girare velocemente la palla. Ecco, se c'è una pecca è che il Pescara del primo tempo non l'ha fatto? Sì, ho ripreso un po' i ragazzi, ho sollecitato, diciamo, più che ripreso, non era una critica, ma alla fine del primo tempo ho visto molti giocatori, anzi durante il primo tempo, un po' sconsolati, un po' che davano dei segnali a livello corporeo di nervosismo. Il problema è che non c'era scritto "oggi è facile" da nessuna parte, e quindi noi dovevamo avere grande pazienza e grande velocità nella circolazione, senza per forza intestardirci sul lato o voler concludere per forza. Tant'è vero che facendo così abbiamo ancora reso meno di quello che potevamo. Nel secondo tempo siamo migliorati nella circolazione, anche con i due centrocampisti, Kraja e Aloy, sono riusciti a dare un po' più di verticalità, anche con degli 1-2 dentro il campo si riusciva a scardinare un po' più la loro linea di centrocampisti, per poi aprire e lì poi iniziare a creargli dei problemi. Ma la bravura era quella di lavorare sul perimetro negli ultimi 25-30 metri, finché tu potevi trovare il varco o per andare a calciare o per imbucare o per crossare. L'ultima da parte mia, poi una domanda da studio. Pescara è seconda in classifica, Colombo. E sono bastati 7 minuti di vero Pescara a far subire alla Gelbison più gol di quanti ne aveva subiti in campionato in trasferta. Beh, questo è un dato importante, nel senso che noi dobbiamo partire da un presupposto che di gare facili non ce ne sono, e rischio di essere ripetitivo, quindi i numeri a volte mentono, ma nella maggior parte dei casi no. Questa è una squadra molto organizzata, che faceva grande densità e compattezza nella propria metà campo, e c'era il rischio anche di subire il gol magari in una ripartenza su una palla inattiva, visto la struttura e la qualità che avevano sotto questo aspetto. E quindi devo dire che aver fatto 2 gol ad una squadra del genere ti dà la dimensione, pur non facendo una grandissima partita, ma queste sono a volte le partite che si devono fare, sporche, della difficoltà del campionato. Velocissimo la domanda a Colombo, che deve lasciarci. Fabio. No, io il mister innanzitutto mi associo ai complimenti che hai fatto tu, Enrico. Volevo chiedere, sempre col massimo del rispetto, viste le difficoltà che comunque avuto nel primo tempo, se era possibile magari provare a fare un 4-2-3-1 o un doppio centravanti da qualche minuto prima rispetto ai cambi finali che poi ha fatto lei. Chiede Ferraresi da studio se era possibile farlo magari qualche minuto prima, il cambio iperoffensivo visto nel finale. Sì, sì, si poteva sicuramente farlo un attimo prima, però anche lì avevamo l'ultimo slot, e quindi molto spesso la gestione dei cambi è subordinata anche quello, perché non è sempre così facile o scontato avere il coraggio di cambiare un po' la forma della squadra a livello tattico, soprattutto perché magari vedi dei giocatori che stanno spendendo tanto. Se ti capita l'esempio, abbiamo subito un gol perché Cancellotti non ne aveva più, aveva i crampi,
E molto spesso io nella gestione, se posso, mi tengo un cambio. Oggi non potevo, sicuramente si poteva farlo prima, ma abbiamo ritenuto di portarla un po' più avanti, anche perché molte volte, dicevo prima, queste partite si rischia più di perderle che di vincere. Non mi ha risposto che è secondo in classifica, ma va bene così. Lo siamo, siamo tutti felici. Okay.